pazzesco, pazzesco, non ho parole. Incredibile, sbaglia, ti alzo la sedia. Buon pomeriggio e benvenuti nuovamente qui in diretta su Radio Doc per questo ennesimo appuntamento con Sesto Uomo, il programma che vi racconta e vi parla di basket, soprattutto del campionato di Serie B. Faremo un accenno iniziale al campionato di Serie A2, però prima volevo presentarvi i nostri ospiti, quelli che sono in studio questo pomeriggio con noi. Alla mia sinistra c'è il neo arrivato in casa Costa d'Orlando, Gennaro Tessitore. Buon pomeriggio, Gennaro. Ciao a tutti. E alla mia destra invece c'è il neo arrivato in casa Levante Torrenova, Marco Cucco. Buon pomeriggio, Marco. Buon pomeriggio a voi. Allora, intanto per quanto riguarda la Serie A2, un derby sfortunato, se vogliamo, un po' per l'Orlandina, che è arrivata ad Agrigento proponendo anche il nuovo innesto, che però naturalmente ancora si deve ambientare, deve ancora continuare ad allenarsi con i nuovi compagni di squadra. Inutile pensare che ci si potesse aspettare di più. Certo, per un tiratore 4 su 18 non è proprio un grandissimo esordio, però secondo me c'è tempo per recuperare la sua condizione prima di tutto, e sicuramente darà un'ottima mano all'Orlandina Basket, che continua a mantenere la terz'ultima posizione in classifica. Ormai l'obiettivo, visto che la distanza con l'uscita dai playout rimane di 6 punti, quindi difficile da colmare anche per quello che stiamo vedendo, è quello di arrivare proprio terz'ultimo, cioè deve avere la bella per giocarsi i playout in casa, la possibile bella. Quindi questo è un obiettivo che l'Orlandina può raggiungere, in attesa anche di un altro nuovo innesto. Sembra, insomma, nel reparto lunghi manchi ancora qualcosa, e la possibilità di avere un italiano, anche se di italiani in questo momento ce ne sono veramente pochi a disposizione, e dovrebbe arrivare. Ma torniamo al campionato di Serie B. Allora, io vorrei partire chiedendo scusa a Gennaro con Torrenova per un semplice motivo. Ho rivisto la partita e devo dire che l'ultimo minuto è incredibile. È una di quelle partite che tu dici: nel basket può veramente succedere di tutto. Voi avanti di 2 punti, con la possibilità di arrivare sopra di 4 con 2 tiri liberi di un vostro giocatore, che invece fa 0 su 2. Ma non solo, nel passaggio da una parte all'altra del campo recuperate più volte palla, che però poi la perdete, poi viene fischiato un fallo antisportivo che io l'ho visto e l'ho rivisto, devo essere sincero, non ho capito perché è antisportivo. Quello è il dubbio che mi viene: magari fallo sì, ma antisportivo a difesa quasi praticamente schierata mi è sembrato un po' eccessivo. E nonostante questo avete avuto anche la palla per vincere, il pallone per vincere, solo che l'ultimo tiro è capitato nelle mani tra i 5 giocatori di quello che in quel momento stava tirando peggio in questa partita, come Daro Gullo. Quindi che cosa è successo? Voi come avete vissuto questo finale di partita? Così convulso, perché è stato veramente convulso. Sì, quello sicuramente l'abbiamo vissuto in maniera molto concitata, quello sicuramente, e ovviamente l'attenzione si è molto focalizzata su questo fallo antisportivo. È vero che, se, come hai detto giustamente tu, se riguardiamo l'ultimo minuto di partita, ci sono state diverse occasioni per chiuderla e probabilmente per non concedere ad Empoli nessuna possibilità di portarla a casa. Peccato per i 2 tiri liberi di Andrea, peccato per i 2 possessi successivi nei quali non siamo riusciti magari anche solo a subire un fallo, perché con il bonus a favore bastava magari fare 1 o 2 tiri liberi, la partita si poteva chiudere. Per quanto riguarda questo antisportivo finale, resta un po' l'amaro per il semplice fatto che probabilmente, visto il metro arbitrale di tutta la partita, si poteva tranquillamente fischiare un fallo classico, diciamo, e con noi che non eravamo nemmeno ancora in bonus probabilmente Empoli avrebbe avuto l'ultimo possesso, e a quel punto se avessero fatto canestro sarebbe stata giusta la vittoria, come poi è capitato per loro, altrimenti avremmo vinto noi. Solo per quello rimane un po' l'amaro. Ovviamente, però ci sono sconfitte e sconfitte, cioè nel senso, certo, una sconfitta contro Empoli, che in classifica ha ben 12 punti in più di Torrenova, quindi 6 vittorie in più compresa quella di ieri. Una sconfitta così all'ultimo secondo da morale, sembra paradossale, ma è così, cioè ha la consapevolezza di poter giocare contro una corazzata, una squadra che ha decisamente speso molto più di Torrenova o della Costa d'Orlando, di altre squadre, che però arriva col fiatone alla fine. Addirittura Torrenova aveva la possibilità di vincerla. No, no, ma quello sicuramente, diciamo che alla fine poi della giornata si volta pagina e già dalla mattina dopo si inizia anche a riflettere su quelle sono tutte le cose positive di una partita come questa, che si è giocata intensamente per 40 minuti e soprattutto fino a
35 secondi alla fine, si è tenuta a 64 punti, una squadra che comunque è molto forte in attacco e che ha sempre avuto in giocatori come Raffaelli o Giarelli dei grandi realizzatori, tenendoli entrambi a 1-10 e l'altro 11 punti. Quindi da questo punto di vista ci sono molte note positive. Purtroppo però, giustamente ci confrontavamo ieri nella pallacanestro, vincere di 20 ti porta sempre a 2 punti, perdere di 1 ti fa sempre rimanere a 0 insomma nella vittoria o nella sconfitta. Non sposta, quindi, la classifica. Esatto, cioè, quindi quello, solo per quello c'è un po' d'amaro, però sicuramente si prende tutto ciò che di positivo c'è stato. Dicevamo ci sono sconfitte e sconfitte. Beh, Gennaro, era difficile esordire con una ottima prestazione contro una squadra veramente forte come Piombino. Si diceva all'inizio stagione che Piombino e Domegna erano le due corazzate di questo girone. Ha avuto un inizio, un girone di andata difficile. Piombino ha qualche passo falso di troppo, però quella vista al Palafantozzi a porte chiuse mi è sembrata veramente una tra le squadre più forti di questo girone. Sicuramente Piombino mi ha fatto un'ottima impressione, è un'ottima squadra, completa, lunga, gioca davvero bene, quindi comunque per noi era difficile, ma sicuramente potevamo fare qualcosa di più, questo sicuramente. Purtroppo per noi questo è un periodo un po' difficile, e manchiamo un po' di fiducia, di cattiveria, abbiamo questa scimmia addosso che dobbiamo cercare in tutti i costi di togliercela, quindi il lavoro secondo me è l'unica cosa, il lavoro, la fiducia in se stessi, nei compagni, e sono sicuro che questo periodo brutto finirà. Bene, a proposito di scimmie, a proposito di periodi, a proposito di arbitri, sentiamo cosa ha detto coach Condello nel post partita contro Piombino, che ricordiamo una partita che si è giocata a porte chiuse. C'è stato un po' di trambusto durante le settimane scorse per l'inagibilità del Pallavalenti, che è la casa della Costa d'Orlando, a causa del crollo dal tetto di un mattone. Non sono stati effettuati i lavori con immediatezza, quindi non era più agibile, allora si è dovuto poi giocare al Pallafantozzi. Anche qui altre diatribe tra società, insomma rallentamenti, ritardi, indecisioni sino alla fine, e questo non ha consentito nemmeno di poter autorizzare la pubblica sicurezza per l'incontro che si è disputato appunto a porte chiuse. Sentiamo però coach Condello che non le manda a dire, sia per quanto riguarda gli arbitri sia per quanto riguarda anche questo momento complicato, ma parla anche dell'inserimento di Gennaro Tessitore. Sentiamo. Ultimamente gli episodi ci puniscono tutti, cioè tutto veramente contro, dal 6-7 situazioni arbitrali dubbie, tutte fischiate contro. Loro hanno fatto 22 tiri liberi contro 8, cioè sai, già noi abbiamo la scimmia addosso, poi è difficile riuscire a uscirne quando poi ti trovi anche la coppia arbitrale che non capisco il perché guardava solo noi. Non lo capisco, non ci riesco, non ci arrivo, contro una squadra comunque aggressiva, perché loro erano aggressivi mani addosso, però i falli erano sempre i nostri, ma falli anche evidenti. A un certo punto Riva ha preso un rimbalzo d'attacco con una spinta evidentissima, non c'è stato niente da fare, e non capisco perché succede questo. Sarà colpa nostra sicuramente, sarà il nostro linguaggio del corpo, però se io prendo uno schiaffo mentre tiro non segno, è sicuro che non segno, e l'arbitro deve fischiare. E ti ripeto, poi si innescano meccanismi dai quali è difficile uscirne, no? Perché ora per ora siamo anche depressi, siamo ci sta, poi vai sotto, due fischi contro, sbagli due tiri, e comunque contro Piombino, che è una squadra forte, allenata bene, complimenti a loro, ma poi vai anche in crisi mentale. Chiudiamo con una battuta anche sull'innesto di Tessitore, che giudizio è di questa prima partita? Ovviamente è stato pochissimo il tempo per lavorare insieme, cosa può dare a questa squadra soprattutto in attacco? Ma sicuramente può dare esperienza, ancora non sta bene di gambe, secondo me ha 20 minuti sulle gambe, però lo capisci che è già un giocatore esperto, da come parla ai compagni, da come parla in allenamento, ci siamo già confrontati, no? Sono molto fiducioso, sicuramente Tex ci darà una grandissima mano, soprattutto per quello che concerne il lavoro mentale con i ragazzi giovani che sono un po' in crisi. È quello che anche ho chiesto a lui.
Allora, sappiamo che cosa ti ha chiesto Coach Condello. Tex ti chiama così, è il tuo soprannome, sì, questo qua, da tessitore. Ma allora, qual è la tua condizione fisica in questo momento? Sei d'accordo con quello che dice Coach Condello? Hai bisogno di giocare con più intensità, di più minuti sulle gambe? Sì, 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 sicuramente il coach ha ragione, ancora non sono al 100%, e, anche perché nello scambio tra le due squadre sono stato fermo 7-8 giorni, quindi ho perso un po' di forma fisica, però cose che in si pochi recuperano. Giorni, sì, 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 devo non dire è questo che, il problema. Devo dire che vedendo la partita ho notato sin da subito che hai voluto dare un segnale a tutti, cioè nel senso già nelle prime azioni sei entrato deciso ad attaccare il ferro, poi per carità si sbaglia o si segna, quello ha poca importanza, però mi è sembrato di capire, ed è comprensibile, questo ci mancherebbe altro, che è come se cercassi questa leadership che è sempre mancata a questa squadra. Questa squadra ha un problema, lo abbiamo sempre detto e ripetuto, di leadership, non c'è, te ne sarai accorto anche tu. E mi pare che anche il tuo atteggiamento, il tuo modo di entrare in campo abbia voluto dare un segnale. No, questa è una delle cose che mi ha chiesto il coach, e sicuramente ho l'esperienza per farla, e ovviamente ora sto imparando anche a conoscere i miei compagni, il loro modo di giocare, il loro modo di pensare, e posso dare sicuramente una mano. E ti ripeto, secondo me dobbiamo fare tutto come se fosse la prima giornata di campionato. Stare tranquilli, in fiducia, e fare le cose che sappiamo fare, punto. Sì, è anche vero, non so se lo sai, ma nei 3 anni di Serie B della Costa d'Orlando non si era mai trovata così in alto in classifica alla seconda giornata di ritorno, quindi sì, i punti sono pochi, ma è anche vero che gli avversari, c'è un livellamento, Marco Cucco, che è pazzesco nella parte finale, ma è un divario con la parte iniziale della classifica che è veramente notevole, se considerate che tra il 7° e l'8° posto occupato dalla Costa d'Orlando ci sono già 6 punti, e poi invece dall'8° al terzultimo posto valido, quart'ultimo posto valido per i playout ce ne sono solo 4, e questa è una bella differenza. Sì, assolutamente, poi questo, come dicevamo prima con Gennaro, è un girone nel quale c'è grandissima fisicità, e le squadre che sono adesso dal 1° al 7° posto si sono dimostrate molto molto forti, soprattutto magari anche in casa, quindi la difficoltà in alcune situazioni è stata soprattutto quella di poter provare a rubare 2 punti fuori casa. Per quanto riguarda la fascia che diciamo in questo momento occupiamo un po' noi, secondo me è comunque un campionato bello tosto, bello intenso, dove c'è grande competitività, e quindi bisogna sempre restare concentrati ogni partita, perché comunque ci possono sempre essere delle insidie. Assolutamente sì, sentiamo però cosa ha dichiarato coach Andreazza, l'allenatore di Piombino, al termine della gara. Ricordiamo Piombino che sarà la prossima avversaria di Torrenova in casa. Torrenova andrà a giocare a Piombino, una partita complicata, te lo posso assicurare, poi non si sa mai, però insomma doveva esserla anche contro Empoli, molto più complicata, sì. Invece stavate quasi per vincerla. Sentiamo Andreazza. Di preparazione della partita avevamo visto che Costa già da inizio del campionato, anche quando le cose andavano un po' meglio in termini di risultati, era una squadra che preferiva giocare in campo aperto proprio per innescare il talento dei loro giocatori, e questa era la cosa che avevo chiesto, quindi una grande solidità difensiva e costringerli a giocare a metà campo dove potevamo avere un po' più di punti di riferimento. Era importante approcciare la partita in questo modo perché c'erano tante incognite, non è facile giocare a porte chiuse per nessuna delle due, e non è bello neanche, non solo facile. Però purtroppo è andata così, quindi siamo stati bravi ad approcciarla nel modo giusto, e poi nei paio di mini momenti di passaggio a vuoto siamo stati bravi a non disunirci e soprattutto a non dare a Costa l'impressione di poter mettere le mani sulla partita, perché sapendo che venivano da un momento di difficoltà in termini di risultati era proprio la cosa che io avevo chiesto, questa, cioè proprio l'atteggiamento, giocare una partita lineare e cercare di smorzare tutti i tentativi di entusiasmo di Costa d'Orlando, perché le squadre poi in difficoltà di risultati prima o dopo magari qualcosa ti concedono, e così effettivamente è stato, al di là del punteggio largo, ma questo non vuol dire niente, insomma.
mi sembra impeccabile la disamina di Andreazza, anche perché è Piombino quello che mi ha dato l'impressione, Gennaro, di una squadra veramente quadrata, cioè nonostante la presenza di giocatori bravi come Sodero e come Eliantonio, ma non c'è, mi è sembrato di vedere uno che spiccava sugli altri, cioè proprio ognuno sapeva cosa doveva fare, anche e soprattutto in difesa, e in attacco facevano girare la palla ad una rapidità veramente invidiabile. Sì, non c'è stato uno che accerchia il gioco, si passano la palla, cercano di trovare sempre l'uomo libero. In difesa, come dicevi tu, sono bravi, cioè nel senso sono organizzati. Da quello che ho visto hanno poche regole, ma le fanno bene. E quindi secondo me potranno veramente fare bene, sicuramente. Ci fermiamo 60 secondi per la pubblicità, torniamo subito dopo, continueremo a parlare di Serie B naturalmente, parleremo della classifica, parleremo di cosa significa arrivare a stagione già cominciata, di trovarsi in un ambiente nuovo, entrambi i nostri ospiti lo stanno provando proprio in queste settimane, ascolteremo anche Luca Pollone che ha fatto una partita pazzesca con Palermo nella vittoria contro Firenze, 28 punti e 36 di valutazione, non è proprio cosa di giornata, e tutto questo tra poco dopo la pubblicità. Sei sto uomo perché in campo scendi anche tu. Nella villa più elegante, nel salone di casa, nel giardino dei vicini, nella piazza del paese, per ogni evento un buffet ad hoc, pasticceria del corso, catering per ogni tipo di evento, dove vuoi tu. L'esperienza di Enzo e Antonio sarà a tua completa disposizione. Pasticceria del corso, via Consolare Antica 199B, telefono Enzo 331 79 58 502, Antonio 339 30 11 575, email pasticceria del corso bsm @gmail.com. Un giardino curato è il sogno di molti. Irritec ti aiuta a realizzarlo riducendo lo spreco d'acqua. E poi terrazzi, balconi, parchi e strutture sportive. La risposta giusta ad ogni necessità. Risparmio idrico ed efficienza irrigua è il nostro motto. Scopri tutti i prodotti per l'irrigazione residenziale presso l'Irritec Factory Store a Capo d'Orlando, in via Consolare Antica 144. Irritec, la soluzione completa per l'irrigazione. Grifla Boutique è un importante riferimento nel mondo del beauty, con una proposta di fragranze, cosmetica, make-up e strumenti di bellezza delle marche più prestigiose. Scoprite le beauty activity in tutti gli store e per vivere la vostra esperienza di acquisto online visitate profumeriegrif.com. Avete già seguito i canali social di Profumerie Grif? Cliccate mi piace sulla pagina Facebook e seguite l'account Instagram Profumerie Grif Official per rimanere aggiornati su eventi e novità. Grifla Boutique, esperti di bellezza. Nella vita ti chiederanno di imparare nuove nozioni al lavoro, imparare ad assecondare le richieste dei tuoi figli, imparare a comprendere meglio tua moglie. Ma c'è una cosa che da sempre non hai bisogno di imparare: mangiare bene. Già, perché dal 1972 conosci il ristorante Pizzeria Odeon, il locale che ti insegna e ti ha insegnato i valori della tradizione. Cucina casereccia, pizza da asporto, piatti sempre sfiziosi e deliziosi. Ristorante Pizzeria Odeon, Piazza Caracciolo 18, Capo d'Orlando. Telefono 0941 90 14 67. Rieccoci nuovamente in diretta dagli studi Radio Doc per questa puntata di Sesto Uomo. Insieme al sottoscritto ci sono Gennaro Tessitore della Irritec Capo d'Orlando e Marco Cucco della Levante Torrenova. Allora Gennaro, parlavamo prima della classifica, no? Che c'è una zona alta composta da 6-7 squadre che veramente sono di un livello superiore, e poi una zona un po' più bassa dall'ottavo posto in poi, per intenderci, dove tutti sono un po' più livellati, come magari dove c'è la Costa d'Orlando, c'è Torrenova, poi ci sono anche Lucca, Cecina, Oleggio, cioè poi in fin dei conti questo campionato per quanto riguarda soprattutto le zone basse o l'ultimo posto a disposizione per i playoff si deciderà negli scontri diretti tra queste squadre, perché no, cioè se le altre vincono è normale che naturalmente quelle che sono sotto perdono. Sì, si sono formati questi due gruppi. Quindi comunque questo ci dice che non è facile, cioè nel senso se un paio di passi falsi poi ti ritrovi a lottare per obiettivi diversi, possono essere sia i play-out oppure per agguantare l'ultimo posto play-off oppure per certo. Finire il campionato senza disputare né uno né l'altro. Ti ripeto, non è un campionato facile, quindi bisogna stare sempre sull'attenti, quello sicuramente, mai rilassarsi.
anche giocare, che ne so, a Montecatini, a Oleggio. Secondo me tra un mesetto, due mesetti, quando gli obiettivi cominceranno a essere lì, non sarà facile. Assolutamente. Poi non ci addentriamo sulla situazione che le squadre siciliane sono state inserite nei gironi di Piemonte e Toscana, perché qui apriremo un altro capitolo ancora incomprensibile, però ormai è così, quindi per quest'anno è sicuramente così. E parliamo adesso di Palermo, l'altra squadra siciliana nel campionato di Serie B. Dicevamo prima, lo dicevo io fuori onda e non ho problema a dirlo anche in diretta, un po' mi sorprende. Mi sorprende perché non soltanto ha un'ottima posizione in classifica, ma gioca benissimo. Negli anni precedenti aveva sempre comunque fatto delle ottime squadre, però tanta sfortuna, qualcosa che non andava, addirittura retrocessa anche lo scorso anno, e qua Gennaro ne sa qualcosa visto che giocava a Pozzuoli. Ma quest'anno cos'è cambiato secondo te, Marco? A parte la squadra, sì, che è forte, però giocano anche molto bene. Dare una lezione di oltre 20 punti a una squadra come Firenze non è cosa da poco. Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro una squadra appunto come Firenze, che veniva la settimana scorsa una vittoria contro di noi comunque convincente, ti fa capire, come dicevamo prima, che soprattutto in quella zona della classifica le squadre sono tutte molto molto ben attrezzate e in casa giocano una pallacanestro molto tosta e di grande qualità. Per quello che riguarda Palermo, devo dire la verità che anch'io sono rimasto sorpreso, perché effettivamente è una squadra che ha avuto nel girone d'andata un exploit incredibile. Come dicevamo prima noi, forse l'esperienza del coach riguardante questo specifico girone fa capire che probabilmente, a seconda di quelle che sono le varie zone geografiche d'Italia, ci sono diversi modi di giocare. Lui probabilmente è riuscito a tirare su la squadra più adatta a quella che era la sua pallacanestro. I risultati si vedono, perché nonostante l'infortunio di Di Marco, Tempestini l'ha rimpiazzato benissimo, hanno continuato a vincere, probabilmente anche con una buona dose di fiducia stanno facendo veramente un gran campionato. Gennaro, è un mito da sfatare che le toscane difendono forte, più forte delle altre, oppure è la realtà? Secondo me parlano anche i fatti, che nel senso l'allenatore ha allenato ad Empoli di Palermo, certo. Quindi, sì. Io ho giocato a Livorno e a Firenze, quindi c'è questa scuola, che poi la Serie B è un campionato un po' strano, un po' a sé, e c'hanno questa cambiano un po' su tutto, quindi alla fine non ti fanno giocare, mettono le mani addosso. Non è facile, bisogna essere pronti ad affrontarle, quello sicuramente. Allora, affrontiamo invece adesso l'argomento, anzi no, chiudiamo l'argomento Palermo sentendo invece colui che ha veramente fatto una partita pazzesca, Luca Pollone, 28 punti, 36 di valutazione, una partita strepitosa che ha consentito proprio alla Green Basket di vincere contro Firenze. Sentiamo l'intervista. È stata una partita che, a discapito di quello che abbiamo provato, è venuta un buon attacco fluido. In settimana abbiamo avuto dei problemi anche a provarlo, perché comunque non abbiamo giocatori sugli esterni tutti di due metri, quindi non era facile ricreare la loro attitudine in campo, i cambi, ma soprattutto nel primo quarto siamo stati bravissimi a giocare gli alti e bassi per Peppino, e quando non si riusciva ad andare da lui si aprivano i tiri a tre punti, e abbiamo tirato con spazio, con ritmo, e soprattutto ci sono state delle belle azioni con 5-6 extra pass nella stessa azione per arrivare al 24esimo secondo, quindi è stata una bella partita, ci siamo divertiti, e credo che il risultato del primo tempo e anche del risultato finale della partita faccia capire che ci siamo divertiti a giocare. Siamo stati bravissimi, ma magari anche sulle quelle piccole cose che le statistiche non danno, tipo, non so Mino che partita abbia fatto, a statistiche, numeri, ma Poltronieri, se si va a vedere, partitaccia. E chi lo marcava? Minoli. Quindi sono tutte quelle cose che non possono andare negli score, nei tabellini, ma che in realtà fanno giocare male la squadra avversaria. In attacco danno fluidità a te, perché ti motivano. Se non subisci canestro sei più carico che in attacco. Assolutamente d'accordo, poi è anche vero, se gli avversari tirano col 14% da 3 e tu col 47% da 3, insomma è un pochino più facile. Eh sì, direi che è proprio molto più semplice il tutto. Peppino naturalmente si riferiva a Giuseppe Caronna, autore anche lui di un'ottima partita, 15 punti per Peppe Caronna con 5 rimbalzi presi. Allora, affrontiamo adesso l'argomento
di inserimento in una nuova squadra, no? Entrambi i nostri ospiti sono arrivati a stagione iniziata, addirittura a girone di ritorno cominciato. Gennaro, cosa significa? Cioè, tu hai più esperienza probabilmente di Marco, anche per una questione anagrafica, certo. Se non per quello. Cosa significa subentrare in un ambiente e a lasciarne un altro? Tu magari provieni da una tua scelta probabilmente, sì. Cioè quella di scendere di categoria perché volevi un attimino mollare, non so, ma presumo no, c'era che sia un progetto questo. Importante, c'era un progetto importante che poi però naufragato come tanti progetti importanti, ecco, bravo. Cosa significa arrivare in una nuova realtà, in una realtà spesso sconosciuta e purtroppo anche spesso in difficoltà? È una situazione che già ho vissuto, penso, 2-3 volte. E non è facile. E bisogna entrare, secondo me, in punta di piedi, studiare un po' come l'ambiente, come il periodo in cui arrivi, che molte delle volte non è positivo. E secondo me non è facile. Però secondo me con la giusta umiltà, col lavoro e sapersi far accettare dai tuoi nuovi compagni, questa è la cosa, insomma, principale. E questo, l'esperienza giova tanto in questo. Questo no? sicuramente. L'aver già vissuto pure queste situazioni ti dà sicuramente una grossa mano. Sei d'accordo, Marco? Sì, assolutamente quello che dice Gennaro è giusto. E inoltre quello che credo io è che bisogna anche un attimo comprendere in generale quelle che possono essere le necessità di tutti, perché inevitabilmente arrivando in un contesto dove ci sono determinate gerarchie, ci sono determinate abitudini, c'è una chimica già fondamentalmente già prestabilita, che sia positiva o negativa, bisogna cercare di fare quello che è il meglio per la squadra, quindi mettersi a disposizione in tutto e per tutto. Marco, ti faccio una domanda da $1 milione. Di solito chi arriva in una squadra e proviene da un'altra squadra viene preso come rinforzo, si chiamano così, no? Cioè un rinforzo. Ecco, da un punto di vista, se vogliamo, un po' egoistico, ma voi giocatori, cioè quando venite chiamati e spostati da una squadra all'altra, avete questa consapevolezza di essere rinforzo? Quindi pensate, vabbè, se mi hanno chiamato vuol dire che insomma qualcosa in più di qualche altro valgo, cioè, oppure non ve ne frega niente, andate e basta. No, io credo che il discorso importante sia rendersi conto che giochiamo uno sport di squadra e quindi, siccome non si parla neanche a livelli altissimi, possa essere l'Eurolega o l'NBA, i giocatori singoli sì, possono farti vincere 1, 2, 5 partite, ma per avere una stagione di successo c'è bisogno di un gruppo solido, quindi pensare di essere un rinforzo va poi contestualizzato. Il giocatore deve essere disposto a fare quello che è utile per la squadra, perché un solo giocatore non cambia negativamente o positivamente la stagione probabilmente di nessuno, è molto difficile. Quindi essere chiamati in causa è perché probabilmente in quel momento quel giocatore era adatto a quella situazione, e bisogna soltanto essere pronti a fare quello, le cose alle quali siamo abituati, insomma, quello è. Gennaro, sei d'accordo? E poi ti volevo chiedere, che tempi ha un giocatore che arriva in una nuova squadra proveniente da un'altra squadra per integrarsi al 100%? Cioè c'è un tempo stabilito? No, capisco che ognuno ha le proprie caratteristiche, c'è chi lo fa subito, chi lo fa dopo, però non so, una settimana, 2 settimane, un mese? Ma non penso ci sia un tempo preciso. Guarda, io spero già di tornare al 100% per la prossima, quello sicuramente lo spero pure io. Non è semplice, però secondo me anche con l'aiuto degli altri quello è molto importante, ti dà una grossa mano. Ecco, allora parliamo di quello che avete trovato dopo questo. Tu, Gennaro, cosa hai trovato alla Costa d'Orlando? Cioè, subito la squadra, che impressione ti ha fatto? Io capisco naturalmente che dirai sono bravi ragazzi, ok, no, tutto, okay. Però diciamo che ambiente hai trovato? Di cosa ha bisogno questa squadra, oltre che di Gennaro Tessitore? Secondo me fiducia, da quello che ho visto in questi pochi giorni in cui sono qui, fiducia. Secondo me è un gruppo con tante potenzialità, anche perché poi ha fatto bene nel girone di andata, perché comunque sì, ha fatto 12 punti, penso sia un punteggio positivo, solo che ovviamente con una squadra giovane ne perdi una, perdi due, perdi tre, e ti entra in testa quel tarlo che non ti dà, che ti toglie fiducia. Le cose anche più semplici diventano difficili, quindi per questo dicevo prima, azzerare tutto, cominciare da zero
E poi, come si dice, la fortuna aiuta chi la cerca, non so, sì, detto, sì, ecco, sì, nel senso, basta trovare alibi, scuse. Bravo, questo secondo me è la cosa principale, perché poi è facile dare la colpa agli altri e basta, cioè, nel senso, lavorare, testa sgombra, via all'arrembaggio. Questo è un ottimo sistema, anche perché ricordiamo che nel girone A di Serie B non ci sono retrocessioni dirette, perché è un girone a squadre dispari, dove ogni settimana riposa una squadra, e quindi ci sarebbe anche questa preoccupazione in meno, no? Cioè, poi sì, i play-out sono i play-out, però sinceramente, vedendo, e mi riferisco sia alla Costa d'Orlando che a Torrenova, vedendo un po' la stagione come si sta sviluppando, onestamente, non solo sulla carta, non credo che entrambe le squadre abbiano così grossa difficoltà a salvarsi in questa stagione. Poi il prossimo anno è un altro anno e si vedrà, però insomma mi sembra che ci sono squadre decisamente inferiori e che comunque al momento stanno attraversando momenti di grande difficoltà. Allora noi ci fermiamo un attimo per 60 secondi ancora e poi torniamo per chiudere il programma, l'ultima parte di Sesto Uomo di questo pomeriggio. Tra poco. Sesto Uomo, perché in campo scendi anche tu. Fare shopping risparmiando si può con Costa d'Orlando Card. Averla è semplicissimo. Visita il sito costadorlandocard.com o chiamalo 0941 91 81 69. Scopri le promozioni a te dedicate, scarica l'app o visita il sito www.costadorlandocard.com. Costa d'Orlando Card, il piacere dello shopping col vantaggio dello sconto. Grifla Boutique è un importante riferimento nel mondo del beauty, con una proposta di fragranze, cosmetica, make-up e strumenti di bellezza delle marche più prestigiose. Scoprite le beauty activity in tutti gli store e per vivere la vostra esperienza di acquisto online visitate profumeriegrif.com. Avete già seguito i canali social di Profumerie Grif? Cliccate mi piace sulla pagina Facebook e seguite l'account Instagram Profumerie Grif Official per rimanere aggiornati su eventi e novità. Grif Le Boutique, esperti di bellezza. Finalmente una scintillante novità. A Rocca di Caprileone ha aperto Vera Gioielli. In una location unica e raffinata, i brand più alla moda. Marica Gioielli, 1AR, Aline Bassani, Montblanc, Kyoto, gli orologi Maserati, Liu Zhou, Michael Kors, Braille, Hip Hop. Per ogni scelta, per ogni budget, per ogni esigenza. Vera Gioielli, a Rocca di Caprileone in via Pugliatti, piazza Mattarella. Scintillanti novità. Seguici su Instagram e Facebook. Scopri il mondo Carrabotta Gomme. Vendita e assistenza pneumatici e cerchi. Personale qualificato e specializzato per offrirti il top per auto, moto, truck, movimento terra, industriali. Da Carrabotta Gomme, Bridgestone partner per la provincia di Messina, convenzionato maggiori flotte di noleggio. Tire Hotel, presa e riconsegna veicoli a domicilio e assicurazione danni accidentali. Scopri tutte le offerte a te dedicate su www.carrabottagomme.com o presso la sede di Caprileone, via Nazionale 316. Rieccoci nuovamente in diretta su Radio Doc, ultima parte di Sesto Uomo. Abbiamo chiuso precedentemente con Tessitore sull'ambiente che ha trovato a Capo d'Orlando, soprattutto sulla squadra che ha trovato e di cosa ha veramente bisogno. Torrenova invece, Marco Cucco è arrivato da qualche settimana, che cosa hai trovato? Dicevamo fuori onda che comunque Torrenova è già fuori dai play-out, in questo momento finisse il campionato oggi sarebbe salva matematicamente, e visto per come erano andate le prime 11 partite già un mezzo miracolo, possiamo chiamarlo tale. Tu che cosa hai trovato e di cosa ha bisogno ancora questa squadra? Allora, io ho trovato un ambiente che assomiglia molto a una grande famiglia. Mi sono trovato bene fin da subito perché c'è grande unione di intenti da parte della società con lo staff tecnico. Ho trovato un gruppo di ragazzi molto seri, nel senso che ha voglia di lavorare, si impegna in allenamento e inevitabilmente anche l'esperienza del coach di Tony Trullo fa la sua parte, perché da quando è arrivato lui i ragazzi mi hanno detto che si è visto anche un cambio di rotta dal punto di vista dell'organizzazione della settimana e della preparazione delle partite. Quello che serve a questa squadra secondo me è continuare a lavorare come si sta facendo adesso, cioè preparare bene le partite durante la settimana, non avere dei cali di intensità, perché abbiamo visto in questo girone è fondamentale,
e comunque avere fiducia in se stessi, perché alla fine anche la partita di ieri ci ha dimostrato che si può giocare alla pari con quasi tutti in questo campionato. Ecco, la prossima sarà a Piombino. Gennaro, hai qualche consiglio da dare a Marco? Dopo, visto che affrontato bocca al lupo. Bocca al lupo è sufficiente. No, beh, comunque ogni partita è sì, cioè nel senso Torrenova comunque è in un buon periodo, è in fiducia e quindi alla fine sicuramente va lì per giocarsela, quello sicuramente, quindi poi dopo ogni partita è a sé, quindi secondo me è inutile, cioè partire sconfitti non fa mai bene, cioè nel senso, quindi si gioca per vincere, ecco. E mi sa che dovrà giocare per vincere al 100% la Costa d'Orlando a Lucca per la prossima partita, perché diciamo che ha affrontato nel girone di ritorno delle squadre che aveva già battuto nel girone di andata. Cecina è incomprensibile quello che sia successo a Cecina, visto che la squadra nella prima giornata di questo campionato aveva dominato e vinto con serenità contro i toscani, poi sono andati lì alla prima di ritorno, primo quarto è finito 35-9, quindi insomma, qualcosa non ha funzionato sicuramente. A Lucca, insomma, anche qua in casa abbiamo visto Lucca, una squadra che può essere paragonata un po' alla Costa d'Orlando, secondo me leggermente inferiore. Voi che partita vi aspettate? Soprattutto avete la consapevolezza che potrebbe rappresentare anche la svolta, il cambio, il ritorno a quella mentalità che aveva nel girone di andata? Quello sicuramente. Per quanto ci riguarda, secondo me ora pensare alle prossime partite tipo contro Palermo, il derby, secondo me non ci fa bene nemmeno. Cioè nel senso, noi ora dobbiamo affrontare Lucca, stop. Poi quello che verrà in seguito, poi si vedrà. Quindi affrontare questo step come se fosse una finale, una partita di playoff, playout, quello che è. Sicuramente per noi questo potrebbe essere anche tipo un bivio, cioè nel senso che con una vittoria potremmo acquisire questa maledetta fiducia che comunque è un po' mancata in queste ultime partite, e potrebbe lanciarci per le prossime partite. Assolutamente. Poi parlavamo prima di arrivo in nuove squadre, è certo che anche voi siete arrivati in due squadre guidate da due ottimi allenatori, bisogna anche dirlo, perché se la Costa d'Orlando in questi 8 anni ha fatto questi passaggi, li ha fatti anche grazie alle capacità di coach Condello, che è nato con la Costa d'Orlando, e sulle capacità di Tony Trullo penso che ci sia poco da dire, e i fatti anche lo dicono. È stato ospite già diverse volte qui nel nostro programma, quindi anche con lui ne abbiamo discusso. Senti Gennaro, mi incuriosiva e te lo chiedo se ce lo vuoi dire, tu cioè, come hai cominciato a giocare a basket? Cioè, quando hai deciso che il basket sarebbe stata la tua vita? E oltre questo anche, qual è la stagione che ricordi con maggiore felicità, con la tua, non dico la tua migliore stagione, ma dove sei stato meglio proprio? Allora, io in realtà giocavo a calcio. Devo dire che fisicamente ci sta, no? Io ti ho visto, cioè, ho detto, integro attaccante, proprio rapido, centrale, veloce, centrale. Perfetto. Cioè, l'altezza per un calciatore essendo c'era. Io di Napoli giocavo fuori lo stadio San Paolo lì. Sì. Però poiché nel calcio si gioca molto, cioè si gioca anche all'aperto. Io non so perché pioveva, ero sempre malato. Quindi i miei genitori hanno detto: no, sport al chiuso. Al chiuso. E ho provato la pallacanestro e dopo un paio di mesetti già mi presero per giocare con i più grandi. Questo, quindi, questo a che età? 11 anni, 12 anni. Sì. E poi da lì è stato amore a prima vista, quindi da lì poi è cominciato, e dopo 2-3 anni mi prese Scafati per l'età giovanile, dove c'era Tony Trullo dall'altro. Come no? E ho cominciato a prendere cazzi a Tony da lui. E niente, poi da lì è cominciata la mia carriera professionistica. Sì, hai girato tanti parquet, hai giocato abbastanza in tanti campionati, insomma, è veramente anche, diciamo che il cognome Tessitore nell'ambito cestistico è un cognome conosciuto, devo dire la verità, insomma, ti abbiamo sempre seguito con interesse ed è un piacere e un onore averti anche a capo d'Orlando adesso. Marco Cucco invece, tu sei giovane, quanti anni hai? 25. Tu, anche tu, come hai capito che niente, il basket doveva essere la tua carriera? No, allora mio padre è un ex giocatore, quindi diciamo che io sono un po' nato con la palla da pallacanestro in mano, perché da piccolo, 3-4 anni, c'avevo sempre canestrini in giro per la casa. E non nego che però c'è stato un periodo della mia vita in cui avevo provato a giocare, cioè non provato, avrei voluto iniziare a giocare anche un po' a calcio e pallacanestro,
però quando feci questa richiesta a mio padre, poi fui io stesso a non voler andare a fare questo allenamento perché la pallacanestro mi piaceva molto di più. E poi non volevi deludere, esatto. Papà, diciamolo, dai, diciamolo. No, volevi deludere. No, devo dire la verità che è stata una scelta mia e poi da quel momento non ho mai più lasciato la palla di pallacanestro, quindi la passione è proseguita negli anni. Sì, un po' tipo la Ganà, no? La Ganà, io ho scoperto l'altro giorno, peraltro c'è un terzo figlio, c'è un terzo, grande, il grande, sì, che gioca in Serie C, se non mi sbaglio, Luca, sì, realizza 40-41 punti a partita, sì, con semplicità, quindi sì, una famiglia, una dinastia di cestisti. Quali sono, e chiudiamo, le vostre migliori caratteristiche, così magari anche chi ci ascolta vi conosce sicuramente meglio ancora prima di vedervi in campo? Beh, io le so le vostre, però voglio che siate voi a raccontarle. Gennaro, qual è la tua caratteristica migliore? Penso sia il tiro, un po' tutte le sue caratteristiche, sia uscita dai blocchi, dal pick and roll, dal palleggio, e posso giocare anche il pick and roll per me stesso, per mettere il ritmo agli altri, e niente, sono uno molto carismatico, e queste diciamo sono le mie caratteristiche principali che conoscono un po', penso, tutti. Sì, devo dire che un'altra cosa che mi ha stupito, però mi ha favorevolmente colpito, è che la difesa di Piombino è stata veramente molto, molto, sì, ferrea, con grande intensità hanno difeso. Però tu due volte hai avuto la possibilità di tirare piedi per terra completamente libero da tre punti e tutte e due volte l'hai messa, che credimi non è cosa normale. Tu dici sono un tiratore, lo devo fare, no, però sai, sì, meglio di me che quando non hai nessuno davanti, hai tutto il tempo per prendere il tiro e magari non sei nemmeno al ritmo, non è proprio la cosa più semplice. Sicuramente non è stata una partita, devo essere sincero, proprio ottima, però ci può anche stare, la prima partita che facevo, e spero comunque di fare meglio, di dare una mano a questa squadra, perché secondo me abbiamo ottime potenzialità. Bene, Marco, invece le tue caratteristiche migliori? Tu sei un playmaker, lo, sì, possiamo dire? Io il pick and roll, diciamo che è una situazione di gioco che mi piace molto, con la quale riesco a prendere vantaggio e crearlo per i miei compagni. E poi direi un po' il tiro da fuori, a differenza di Gennaro magari io sono un giocatore che preferisce tirare di più sugli scarichi, cioè non creare molto dal palleggio, perché è una situazione nella quale mi trovo più sereno. E a livello caratteriale diciamo che il fatto, io mi reputo una persona in campo molto tranquilla, cioè rimango sempre molto concentrato, il ma freddo, allo stesso tempo sereno, quindi quella è una cosa che per il mio ruolo, diciamo, mi dà una mano. Assolutamente, assolutamente sì. Bene, io vi ringrazio per essere stati con noi, abbiamo cercato anche di conoscerli meglio, li vedrete naturalmente in campo, entrambi giocheranno fuori casa la prossima giornata, che è la terza, se non mi sbaglio, del girone di ritorno, e precisamente la Costa d'Orlando giocherà a Lucca, mentre la Levante Torrenova giocherà a Piombino, entrambi due difficili impegni. Per aspetti diversi, Piombino è sicuramente una squadra forte, l'abbiamo vista proprio sabato qui a Capo d'Orlando. Lucca è una squadra che può essere battuta e che deve essere battuta se la Costa vuole uscire da questo momento di crisi, e di questo siamo sicuri, ne siete assolutamente consapevoli. Grazie Gennaro, grazie. Grazie a tutti. Grazie, a voi. Grazie Marco, grazie a voi per averci seguito, grazie naturalmente anche a Marco Gentili in regia, a tutti coloro che hanno reso possibile questa trasmissione. Ringrazio anche per gli interventi Peppe Condello, ringrazio Luca Pollone e anche coach Andreazza. Noi ci risentiremo lunedì prossimo, sempre per parlare di basket e per parlare di Serie 2 e di Serie B. Alla prossima. Sesto uomo, perché in campo.